grazie per essere venuti a questa presentazione. Abbiamo cercato di creare questa rassegna dove la letteratura, lo spettacolo e la musica si possano fondere insieme. E l'abbiamo inserita all'interno della manifestazione dell'Estate Romana a San Basilio. Lo slogan che abbiamo trovato, non solo come centro culturale Aldo Fabrizi, ma insieme a tutte le associazioni del territorio con le quali stiamo lavorando qua a San Basilio, è proprio Restate a San Basilio, dove la R piccola e la E di estate maiuscola non è un errore, ma è proprio per dire rimaniamo qua. Il quartiere è molto carino, offre questi spazi verdi. E in contemporanea abbiamo l'associazione Durra Casas che sta, dove si sta svolgendo l'Estate Romana, altre iniziative, quindi la sera poi ci trasferiamo tutti a Durra Casas. Qui, come avete visto, ci siamo attrezzati anche per fare il Cineforum, quindi proiezioni di cinema all'aperto, concerti. Il prossimo appuntamento sarà proprio il 10 con il concerto di Mia, che penso ormai chi è qua di San Basilio conosce la bellissima voce di questa ragazza. E poi proseguiremo anche con le nostre proiezioni di film. All'interno di queste iniziative non abbiamo voluto però dimenticarci di ciò che è la letteratura, il libro, perché comunque in ogni caso noi in questo centro culturale abbiamo una bellissima biblioteca, quindi per noi anche l'estate può essere un momento per parlare di cultura. E l'estate è il momento dove si ha più tempo libero per aprire un bel libro e quindi prendersi un momento di relax, un po' di relax e leggere un bel romanzo, un libro di poesie, quello che più ci allieta. E oggi volevamo aprire questa rassegna dove la cultura incontra paesi lontani. Paesi lontani dove prima, scambiandoci una battuta con Marco Caputi, adesso vi presenterò le persone che sono qua vicino a me, e si parlava paesi lontani ma poi non così lontani, sono più vicino di quello che ci immaginiamo, anche perché ormai soprattutto le grandi città, Roma ce lo insegna, diventiamo sempre più una città multietnica, quindi ormai il mondo, la tecnologia e i mezzi di trasporto ci aiutano a viaggiare più velocemente e quindi a incontrare più facilmente persone che comunque provengono da paesi lontani. E volevo